La nostra amministrazione è pronta a riprendere le iscrizioni dei bambini che risiedono nel nostro territorio comunale e che sono figli di coppie omogenitoriali. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella sulle iscrizioni all'anagrafe dei figli delle coppie omogenitoriali. La decisione in accordo con altri sindaci di altre città italiane. La Procura Generale ha chiesto 12 anni di reclusione al processo d'appello a Firenze per Matteo Valdambrini, studente universitario 24enne, accusato di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali dopo averli convinti di essere il diavolo. La sentenza è attesa per il 24 maggio. In primo grado, il 24enne, arrestato nel 2020, era stato condannato a 6 anni di reclusione per 5 episodi di violenza sessuale, ma era stato assolto dal più grave reato di riduzione in schiavitù. Aggredito per aver chiesto a uno sconosciuto di non urinare in pubblico. È accaduto nella tarda serata di ieri ai giardini di Via Magenta a Campi Bisenzio, Firenze, vittima un 37enne che insieme alla compagna aveva portato a passeggio i suoi cani. L'uomo è stato colpito con un ramo alla testa e poi ha chiamato il 112 e il 118. È stato medicato sul posto per una ferita all'altezza dell'occhio sinistro e poi ha rifiutato il trasferimento al pronto soccorso sul posto. Intervenuti i carabinieri. Le città sono organismi in evoluzione, devono arricchirsi di infrastrutture per accogliere l'innovazione, dotandosi di spazi congrui alle esigenze della società attuale. Oggi diventa importante aprire una riflessione sullo sviluppo verticale di Firenze. Negli ultimi decenni su questo tema si è proceduto con poca chiarezza, senza linee ben definite. A dirlo l'Ordine degli Ingegneri di Firenze, che invita a una riflessione sul futuro urbanistico della città, in particolare del quartiere di Novoli. La Guardia Costiera di Portoferraio ha tratto in salvo ieri una tartaruga marina caretta caretta trovata in difficoltà nelle acque della rada del comune Elbano. Un diportista in navigazione ha segnalato l'esemplare alla sala operativa della Capitaneria di Porto, che ha disposto l'intervento immediato di una motovedetta per il recupero. È stato trasferito l'esemplare di circa mezzo metro al comune di Campo nell'Elba, affidandolo alle cure del personale specializzato dell'acquario locale. L'immunologo, il famoso immunologo Anthony Fauci, ha accettato di operare in modo informale come consigliere strategico di Rino Rappuoli, direttore scientifico del Biotecnopolo di Siena, istituzione fondata dai ministeri dell'Università della Salute, dell'Economia e dello Sviluppo Economico, con lo scopo di dedicarsi alla ricerca applicata nelle biotecnologie e nelle scienze della vita. A renderlo noto la Fondazione Biotecnopolo, la disponibilità di Fauci fra i massimi esperti mondiali nel campo delle malattie infettive
e consulente medico di sette presidenti degli Stati Uniti. È stata accolta con favore dal premio Nobel Giorgio Parisi, che è componente del consiglio di amministrazione della fondazione. Un percorso che dalla Normandia attraversa l'Italia, dalla Val di Susa al Gargano e poi raggiunge Gerusalemme. È il Cammino di San Michele, un progetto durato 6 anni che sta per ottenere il riconoscimento italiano ed europeo. È stato presentato a Pisa, il tratto che coinvolge il territorio provinciale, l'unico mancante per completare il percorso italiano che toccherà numerosi comuni e che debutterà il 22 aprile con un cammino di più giorni che vedrà la presenza anche di disabili. Una selezione di circa 50 opere, alcune delle quali mai viste a Firenze prima d'ora, ripercorrono l'attività fiorentina del pittore napoletano Luca Giordano, attivo nella città toscana tra il 1682 e il 1686. Tra gli artisti più prolifici del barocco italiano, ha lasciato a Firenze, all'interno di Palazzo Medici Riccardi, due volte dipinte per la Galleria degli Specchi e per la Biblioteca Riccardiana. È proprio Palazzo Medici Riccardi a ospitare la mostra Luca Giordano, maestro barocco a Firenze, dal 30 marzo fino al 5 settembre. E ancora arte, i grandi maestri del Rinascimento come Leonardo e Botticelli aggiungevano il torlo d'uovo nei loro colori ad olio. Beh, a 5 secoli di distanza la scienza svela il motivo. Esperimenti di laboratorio con speciali tecniche dimostrano che le proteine usate come additivo permettono di proteggere i dipinti dall'ingiallimento, dall'umidità e dalla formazione di crepe durante l'asciugatura. La scoperta potrà aiutare la conservazione delle opere. È stata pubblicata su una rivista internazionale da un gruppo di esperti che vede in prima linea l'Università di Pisa. Vediamo la situazione Covid in Toscana. Ci sono 175 nuovi positivi. Purtroppo si registrano 6 decessi. Il tasso di positività è comunque in discesa e aumenta invece il numero dei ricoveri. E ora le previsioni meteo per domani in Toscana: inizialmente nuvoloso, poi andrà a schiarirsi, venti di scirocco deboli, mari mossi, temperatura in sensibile aumento le minime e in lieve aumento le massime, con 20 gradi in pianura. È tutto anche per questa sera, grazie per averci seguiti e arrivederci.